Buongiorno a tutti, bentornati a questa nuova stagione di interviste che mi piace svolgere con persone del nostro settore. Il concept che ormai avete imparato a conoscere è fondamentalmente parlare, confrontarsi, dialogare con persone per le quali io ritengo che ci sia qualcosa da dire, da approfondire e che credo possano dare uno spunto a tutti quanti i farmacisti o operatori del settore. Che possa essere uno spunto di crescita. Quindi oggi siamo finalmente a questo punto con la dottoressa Giovanna Saleri di Farmacia Saleri. Buongiorno. Grazie. Grazie a te, è veramente un piacere essere qua. E, ti seguo da tanto in realtà sui social, su Instagram, e finalmente entro in questa farmacia bellissima, luminosissima di Grazie. design. Sì, C'è in una stato. bellissima piazza. Abbiamo davanti la nostra fontana, Times Square, soprannominata Times Times Square, Square. infatti quando sono arrivato in macchina ho detto, ma no, che, cioè, Sì, è gigante, proprio bellissima da bellissimo, vivere, a piedi proprio. vero, infatti poi oggi c'è Sì. una bellissima giornata, Bellissimo, quindi tanto veramente una meglio, città bellissima. che fa risaltare questo arredamento, secondo me è molto, non dico di impatto perché sarebbe quasi banale, ma che dà anche un'idea diversa di farmacia rispetto al solito. Non so se quando l'hai progettata c'è stato un tipo di ragionamento di questo tipo. Sì, c'è stato tantissimo ragionamento, Ok. molto legato anche all'ambiente nel quale diciamo, saremmo dovuti andare perché questo ambiente ovviamente si è prestato a fare tante cose. Prima la farmacia era in un palazzo del 1700 che non poteva essere normato con la nuova farmacia dei Ah, servizi ok, perché aveva i perché aveva dei vincoli. vincoli architettonici e storici per cui tantissime cose non potevano essere proprio fatte, tecnicamente fatte. E quindi ho iniziato a guardarmi intorno e caso vuole che si sia liberato dopo qualche tempo un posto proprio dall'altra parte della strada dove prima c'era un negozio di arredamento e quindi di mobili, quindi con una superficie molto molto ampia e 10 vetrine. Che non è da poco, Non era da soprattutto una poco. farmacia. Sì, quando c'è cioè, la prima volta che sono entrata mi ha colpito tantissimo la luminosità. Ma infatti vedo, è E incredibile. quindi quando mi sono immaginata lavorare tutto il giorno in un ambiente con queste 10 vetrine gigantesche, mi si è proprio riempito il cuore, è stato veramente bellissimo. Ci credo. E poi da lì è iniziato il ragionamento su come strutturare la farmacia. Diciamo che avendo io alle spalle comunque tanti anni di lavoro da farmacista, avendo alle spalle lavoro sia come dipendente che come titolare e come titolare in se le sommiamo tre farmacie in tre Ah, ambienti diversi, perché la mia caspita. prima farmacia era in un posto, ma poi l'ho trasferita in un altro posto che ho rinnovato, e quindi già con l'architetto Maligno, che è quello che ha fatto st questo stesso progetto, e poi la seconda farmacia appunto nel palazzo storico, Storico. quindi ho vissuto anche nel palazzo storico, insomma, L'hai fatte un po'. Tutti questi anni di lavoro in posti così diversi mi hanno fatto maturare la mia idea di farmacia. E quindi da Fantastico. una parte volevo un ambiente che fosse molto piacevole da vivere per me e per tutti i miei Che credo che collaboratori. sia la cosa più importante da pensare, no? E Quando si tratta sì, di perché quando si sta in retail. farmacia nel proprio ambiente di lavoro si sta tantissime ore, si vivono le giornate con i propri colleghi più che con i propri familiari, Sì. e quindi l'ambiente deve essere accogliente, confortevole, piacevole da vivere. E quindi questo è stato il primo ragionamento. Il secondo ragionamento è stato un ragionamento un po' a tendere al futuro, quindi sono tutti input che io ho dato all'architetto Maligno e lui, devo dire, è stato molto 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 bravo a presentarmi il progetto, perché quando mi ha presentato il progetto è stata proprio praticamente buona la prima. Ah, quindi ci aveva proprio preso quando Sì, ha interpretato ci ha bene. proprio preso. Gli ho solo detto di essere un po' più coraggioso con i colori. Ah, infatti devo dire che. Sì, perché mi aveva fatto questa stessa proposta con dei colori, cioè colorata, ma dei Un colori po' più un po' più tenui, un soft. po' più Io ho detto, soft. architetto, va Dai. bene, però io sono fluo dentro di me, sono fluo. E Sì. quindi infatti abbiamo le stesse nuance di colori si sono trasformate in questi accenti fluo molto belli. Quindi vivere la farmacia, verrai proprio come stare a casa di fatto. Sì, per me questo è proprio un ambiente molto piacevole, molto confortevole, e quello che ci dicono anche i nostri clienti, che devo dire che poi quando entrano e vengono in farmacia, la prima cosa che ci dicono, dopo averle viste magari in fotografia sui social, ci dicono, caspita,
è molto bello, è più bello dal vivo, ma soprattutto si respira comunque un'aria di professionalità, e quella è la vera sfida per un esercizio come il nostro. Come il nostro, quindi essere, riuscire ad essere contemporanei pop, però allo stesso tempo trasmettere un'aria, insomma, un allure professionale, come giustamente deve essere, certo, tecnicamente professionale, sanitaria. E quindi è nata così. È nata così. E quindi è stato frutto di un percorso, cioè non è che ti è venuto da un momento all'altro l'idea di questa farmacia, cioè tutte le esperienze che hai fatto precedentemente ti sono servite, mi sì, stai dicendo? Sì, sì, mi sono servite, soprattutto mi è servito vedere nel tempo come il cliente è cambiato, sì, come il cliente, paziente, consumatore della farmacia è cambiato. Dimmi come un po', approfondisci un po' di questo, perché credo che sia un tema molto importante per le farmacie oggi, cioè interpretare questo cambiamento. Io vedo che c'è una parte del nostro settore che intende ancora il cliente come persona che viene con la ricetta e più o meno si ferma là. Invece secondo me c'è molto altro oggi come cliente. Sì, sì, c'è molto altro. Io sono una attenta e fedele sostenitrice della farmacia del territorio, quindi sono veramente una fan della farmacia nel territorio per il cittadino, però è ovvio che la farmacia per sopravvivere non può farlo solo con la ricetta, e questo è impensabile. Se vogliamo essere vicini ai nostri pazienti, vicino al nostro quartiere, dobbiamo farlo nel miglior modo possibile, e per poterlo fare non possiamo pensare che sia solo il servizio sanitario. Infatti. E con, diciamo, quello che ci dà il servizio sanitario, per poterlo fare nel miglior modo possibile dobbiamo coniugare per forza l'aspetto economico, e quindi io sono disposta in modo etico, professionale, a coniugare questo aspetto economico proprio affinché la farmacia sia una farmacia che possa veramente essere d'aiuto per i cittadini, col servizio, con la presenza, con il consiglio. Anche perché penso che, almeno per quello che vedo io, il cliente non si aspetta più di entrare in un ambiente, tra virgolette, sanitario, ma la farmacia deve essere proprio un posto in cui la persona ha piacere stare, no? Quindi anche i vari arredi, tutti bianchi, molto semplici, molto appunto sanitari, secondo me sono anche un po' passati. Deve esserci sempre una componente che parli della farmacia, dello spirito della farmacia, dell'indole. Sì, sì, esattamente. E poi credo che, almeno io mi vivo molto così, come farmacia, farmacista e farmacia, ci viviamo tutte, anche le mie collaboratrici, molto legata alla prevenzione. Okay. Quindi nell'essere sostegno e promotrici di sani comportamenti, prevenzione, salute. Una farmacia di questo tipo, dove c'è l'accoglienza, c'è il consiglio, ci sono le proposte di tante iniziative di screening, tante conoscenze di nuovi prodotti, nuovi alimenti, tante occasioni per noi per parlare di salute e di prevenzione, questo lo si può fare in un ambiente che non debba essere per forza, se lo vuoi fare bene, l'ambiente non deve essere troppo sanitario, perché il troppo sanitario parla di farmaco, invece noi dobbiamo parlare di salute, e appunto in quest'ottica, per attirare i giovani, i sani, coloro, sì, che devono mettere le basi per un futuro di salute, lo possiamo fare in un ambiente che per loro sia attrattivo. Quindi in realtà lo spirito che ho voluto trasmettere all'architetto è stato anche quello: vorrei tanto un ambiente che sia piacevole in cui stare, di modo che noi possiamo anche intercettare i ragazzi giovani, che poi magari non saranno più giovani, però insomma dove sia piacevole rimanere. E devo dire che è riuscito. Sì, è riuscito, ed è così, perché io non so come sarà il futuro, però io stessa come consumatrice consumo, mi rendo conto che consumo tanto online. Credo che tra 5 anni, 10 anni, sì, sarà veramente tutto online, e volevo ricreare un ambiente che potesse essere piacevole da rimanere, dove ci fossero dei servizi che online, almeno per ora, non si trovano, una consulenza e, diciamo, una gratificazione del rapporto umano che online non c'è, così da intercettare
tante persone e crearsi un bacino di utenza, di clienti che anche un domani, tra 5-10 anni, quando online ci sarà tutto, deciderà di prendere la macchina, cercare parcheggio e venire da noi, sempre nell'ottica di mantenere e sostenere la farmacia del territorio, perché diciamo il mio è un obiettivo pensando a lungo termine, proprio io voglio continuare a fare la farmacista per i miei clienti, mi rendo conto che un domani, guardando tutti i tagli che stanno facendo alla sanità, mi chiedo noi farmacie come sarà il nostro futuro. Spero roseo, però se non dovesse esserlo, se la parte diciamo commerciale mi aiuta, spero che la parte commerciale mi potrà aiutare anche a sostenere la parte etica. Importante. E quindi questo diciamo è la mia strategia. Sono assolutamente d'accordo con te in questa strategia e credo che sia anche utile ragionare a praticamente 10 anni, 15 anni, perché è questo secondo me che fa la differenza quando si fa impresa, cioè non si può rincorrere il day by day o quello che succede oggi, ma bisogna cercare di prevederlo, poi magari cambia, però già avere una direzione, una bussola che ti dice dove andare, ti permette di prendere tante scelte e poi perseguirle, no? E credo che i servizi siano un driver anche della parte commerciale, tralasciando l'etico, che ovviamente c'è poco da dire in questo caso, però nel momento in cui attiriamo le persone anche con dei servizi, prima ho visto la Urban Spa, bellissima, ci sono molte possibilità per dare un consiglio a 360 gradi che poi può comprendere qualsiasi altro tipo di prodotto. Quindi non solo in ottica commerciale, va benissimo e deve esserci per forza, ma anche nell'ottica di posizionare il farmacista come figura veramente per la salute della persona. Sì, sì, infatti diciamo che i servizi che sono nati in questa farmacia, che ha una metratura che può permetterselo, sono nati proprio non da subito, sono nati pian pianino, perché erano gli stessi clienti che ci chiedevano, cioè a me tantissimi clienti chiedono da sempre, perché proprio si fidano della figura del farmacista di implementare certi servizi che poi magari non posso per questioni adesso magari di spazio, non posso per questioni normative, però tutto è nato perché me l'hanno chiesto i clienti, sono stati i clienti a chiederci l'ambulatorio infermieristico quotidiano, perché l'ambulatorio infermieristico all'inizio non nasceva come quotidiano, non nasceva con così tante ore, è nato così. Il centro estetico è nato dalle mie clienti che mi hanno chiesto, perché per la proprietà transitiva si fidano, certo. Ma è proprio così, perché la selezione del personale, la selezione di ciò che si fa all'interno degli ambulatori, all'interno delle cabine, passa tutto attraverso i farmacisti e quindi in realtà è verosimile che il cliente pensi che ci sia un'attenzione diversa o comunque un'attenzione e una governance data dal farmacista. Okay. E quindi anche il centro estetico è nato così, anche i servizi del centro estetico, che adesso dopo un anno sono tanti tanti di più, molti sono nati proprio perché sono state le clienti che volevano fare quel servizio da noi, magari lo facevano da altre parti, ci hanno detto che sarebbe piaciuto di più farlo da noi. E pian pianino è proprio nata così. Questa è una strategia molto imprenditoriale, cioè di dire non penso che questa cosa vada, allora la faccio, ma di chiedere al cliente, di parlare con lui, perché poi si dice sempre anche che non esiste il prodotto perfetto, ma il prodotto che risponde, no, alle esigenze dell'utente. Anche banalmente l'iPhone è nato, il primo iPhone era molto basic, faceva poco, non andava neanche online. E poi nel tempo, in base ai feedback delle persone, è diventato il prodotto più venduto al mondo, no? Quindi è fondamentale chiedere. Ma ti voglio chiedere io, a te, questi feedback che voi avete ricevuto, glieli chiedevate proprio di persona oppure, non so, c'era un form o qualcosa? Quello del form è tra i to-do che vorrei sempre fare, però in realtà sono sempre stati i clienti. Diciamo che io ho sempre avuto come caratteristica da farmacista di avere sempre un rapporto molto affettuoso, aperto con i miei clienti, quindi proprio probabilmente per questa apertura loro si sentono anche di farmi critiche, darmi consigli, insomma, appunto perché ho questo carattere tendono a dirmi un po' tutto, quindi in realtà è sempre stato a voce, anche se il form è anonimo
È tra i miei to-do. È tra i miei to-do, ok. Devo dire Sì. che anche già avere come dire, la facilità di comunicazione con il cliente che ti può dire certe cose non è scontato, non lo vedo spesso, quindi è già un Sì, credo che bel. sia legato al fatto che io mi pongo in un modo forse familiare e quindi in un momento in cui ti poni così uno si sente più facilitato magari a dire e ogni giorno mi propongono cose nuove, mi dicono, mi Ah sì, chiedono, mi fanno, cioè devi anche metterle in lista con di sì. priorità. No, alcune cose sono, spesso mi chiedono di inserire dei medici all'interno della farmacia, però ecco lì devo spiegare che la norma perché sì, proprio per quello, perché il mio concetto è sempre stato quello, cioè fidelizzare molto il cliente è quello che cerco di dire anche ai nuovi farmacisti che approdano anche come tirocinanti alla farmacia Saleri, cioè che è quella, diciamo, l'aspetto che più ti dà soddisfazione, cioè l'aspetto solidale, diciamo, della nostra professione. E quindi proprio per quello si scattano dei meccanismi per cui veramente si sentono parte della famiglia e quindi E quindi sono tutti quanti sì, orientati verso lo stesso obiettivo. sono contenti se ti possono suggerire qualcosa. Hai parlato di team, io l'ho visto spesso nelle tue stories Instagram, nei tuoi post, so che fate anche lo shooting di Natale, forse l'avete fatto di L'abbiamo fatto recente, quindi tra poco recentemente, uscirà. sì. L'ho visto anche adesso quando sono entrato in farmacia, mi sono reso conto che è un team affiatato e sono tutte col sorriso e si vede che ti vogliono bene. Ti chiedo, perché anche qua il team è una tematica molto importante per le farmacie oggi, una delle più critiche se vogliamo, non è scontato. In questo momento tralascio tutta la parte di disaffezione alla professione, però magari ne parliamo dopo, però quello che ti voglio chiedere adesso io è com'è che scegli il team? Cioè, li attiri tu con la tua brand identity che emani dai tuoi profili oppure c'è una ricerca attiva e poi fai selezioni? Su cosa ti basi per scegliere una persona? Allora, diciamo che posso dire di essere fortunata per cui non scelgo, ma sono i farmacisti che scelgono la farmacia. Quindi per ora, soprattutto nelle ultime assunzioni, sono farmacisti che magari conoscevano la farmacia, si sono proposti, anche tirocinanti che scelgono di venire. Io ricevo curriculum anche, Vero. diciamo, da lontano di Ok, ah, pensa. farmacisti che vorrebbero venire e questo mi riempie d'orgoglio perché evidentemente qualcosa Qualcosa comunque, passa. qualcosa arriva. Dopodiché, quando i farmacisti cominciano a lavorare, anzi prima che cominciano a lavorare alla farmacia da Saleri c'è una fortissima presa in carico, soprattutto negli ultimi anni, diciamo, ho maturato la consapevolezza che tutta la mia idea di farmacia, che cosa vuol dire questa farmacia, la mia visione della professione, perché poi questa farmacia rispecchia come spazia anche la visione della mia professione, sono degli aspetti che magari per me sono scontati, ma per il collaboratore no, e quindi per me c'è una forte presa in carico, quindi io sia tirocinanti che nuovi assunti li prendo proprio fisicamente per un colloquio diretto che dura minimo un'ora, nel quale gli spiego tutta la mia visione della farmacia, tutto quello che per me è importante, sia soprattutto professionalmente, di quella che è la mia visione della figura del farmacista e che cosa vuol dire questa farmacia. Questo perché mi consente di spiegare bene in modo che sia tutto chiaro e mi consente anche poi nel momento in cui il collaboratore non magari si comporta o fa quello che invece per me è importante, mi consente, dopo le premesse fatte all'inizio, di poterlo Giustamente. eventualmente consapevolizzare ancora di più di una cosa rispetto che di un'altra. Però devo dire che quando faccio la presa in carico e poi è difficile, cioè devo solo dare dei rimandi, però generalmente vanno tutti per la loro strada, cioè sono capaci. Dopodiché noi comunque in farmacia
ogni 3 settimane facciamo le riunioni. Ok, ogni 3 settimane alla sera, pausa pranzo? La sera, quindi noi a inizio anno, io una direttrice che inizio anno programma tutte le riunioni, ogni 3 settimane si cambia sempre giorno, quindi volta così si accontenta tutti, le riunioni sono straordinari, pagati. E in queste riunioni viene presentato tutto quello, magari le iniziative che verranno fatte, si raccolgono tutte le magari criticità che si sono viste durante queste 3 settimane, ma per me è anche l'occasione per, se ho notato degli atteggiamenti, dei comportamenti, delle attività che non sono state fatte come secondo me dovrebbero essere fatte, io durante queste 3 settimane tra una riunione e l'altra le annoto e in quell'occasione, e quella per me è l'occasione per ribadirle, per ridirle. Quindi è comunque quello che tu vedi, che dici, l'accoglienza, il sorriso è proprio un modo di lavorare sempre per questa visione della figura del farmacista legato al territorio, che si prende in carico i pazienti per come i pazienti ci vedono. Quindi in realtà le ragazze lo sono così, ma perché vivono la professione così. Cioè, non lo fanno perché gli è stato detto, perché ci credono. Okay. Sì, ci credono. E queste riunioni ogni 3 settimane sono abbastanza? Vorresti farne di più, secondo te? No, 3 settimane sono, sì, sono sufficienti. Un paio d'orette, cosa fate? Sì, generalmente ora si ordina un delivero. Ok, giustamente. Che quando si è in centro ad una città c'è l'imbarazzo della scelta. Sì, durano circa 2 ore, 2 ore e mezzo. E riuscite a dirvi tutto in quelle due riusciamo ore? Riusciamo a dire tutto, partecipano tutte, quindi anche le 2 estetiste partecipano, ci siamo tutte noi più le 2 estetiste, non ci sono i liberi professionisti, quindi l'infermiera e l'osteopata, che sono liberi professionisti, loro non partecipano alle riunioni, ma se hanno qualcosa da dirci rispetto a dei programmi futuri lo dicono a me, poi io lo presento. Ok. In riunione. È fondamentale fare le riunioni, mi rendo conto anch'io, anche semplicemente perché magari ognuno intende magari qualcosa a modo suo, poi è sempre bene allinearsi, perché poi è difficile essere sempre sullo stesso livello. Sì, ma poi in realtà per il nostro lavoro, cioè dirsi le cose dietro il banco, frettolosamente, con i clienti davanti, non sono cose che non rimangono in testa, si dicono frettolosamente, nessuno si prende in carico nulla, detto così di fretta. E poi con gli orari così ampi di lavoro è difficile che ci ritroviamo tutti insieme. Quanti siete voi in totale adesso? Che domanda, non ero pronta a questa domanda, dovrei proprio ricontarli, però siamo abbastanza. Circa 6 farmaciste. Okay. 6-7 farmaciste e 2 estetiste. Ok. Gli aiutanti, visto prima. Gli aiutanti, cioè mio marito che è socio e mi ha portato il welfare, lui che arriva dal mondo bancario, mi ha portato il welfare aziendale, quindi ecco, c'è da dire, se mi parli di collaboratrici, io ho da un paio d'anni utilizzo il welfare aziendale. Fa la differenza. Fa la differenza. Io, insomma, che ho fatto per tanti anni la dipendente, ai tempi non c'era il welfare aziendale, ma né in farmacia né fuori dalla farmacia, però in effetti se ci fosse stato sarebbe stato molto più gratificante. E sì. Lo usi per, che obiettivi ti dai? Ti dai degli obiettivi che stabilisci con loro oppure qualcosa che viene più da te? Ci sono degli obiettivi di gruppo, degli obiettivi singoli, obiettivi a progetto. Che ogni cosa mese o 3 mesi cambiate? Generalmente questi obiettivi sì, sono anche annuali. Anche annuali, ok. Sì, sono gli obiettivi, soprattutto quelli, diciamo, alcuni a progetto, magari durano 1 mese, 2 mesi, però in generale sono obiettivi a lungo termine, siccome le mie dottoresse, oltre a occuparsi di tutto, però ognuna si occupa magari di un aspetto preciso, c'è chi si occupa scadenze circolari, c'è chi si occupa dell'organizzazione del temporary, c'è chi si occupa della formazione, perché insisto tanto per la formazione, quindi c'è chi organizza l'agenda delle formazioni. Okay. E quindi, ad esempio, quello può essere l'obiettivo, diciamo, personale. Poi c'è l'obiettivo legato ai numeri, perché faccio parte di un consorzio che mi permette anche di lavorare sui numeri, perché quando ci sono certi margini ti puoi permettere anche di fare altri tipi di ragionamenti. Di fare anche altri tipi di ragionamenti.
E sicuramente la, diciamo, l'aspetto che riguarda il welfare che ho importato dal mondo bancario, e quindi diciamo ringrazio mio marito che me l'ha fatto conoscere, è che la presa in carico, prima ti ho raccontato della presa in carico dei miei collaboratori, però la presa in carico che viene fatta poi ogni mese, quindi okay. Quando io a fine mese non io, però Paolo riassume e fa tutti i calcoli in modo che si tirino le righe in base a quello che è stato fatto, sì. Poi lo schema viene presentato a inizio di ogni mese ad un collaboratore, a ognuno dei collaboratori. Singolarmente, okay. Questo viene fatto generalmente anche questo la sera, o se non si riesce a combinare la sera si fa se si è coperti durante l'orario di lavoro. È un bellissimo momento di scambio, perché in quel momento si presenta se il collaboratore ha qualcosa, voglia di dire qualcosa, ma spesso anche cose che secondo lui non vanno bene. È il momento in cui ci siamo tutti e due, tutti e tre, e si ragiona, e lì si risolvono le situazioni prima ancora che diventino problemi. Certo. Quando racconto questo ai farmacisti, quando mi dicono ma caspita, ma i tuoi collaboratori sono tutti bravi, sono tutti sono tutte bravissime, sorridentissime, non sono sono comunque, magari lavorano qui anche da tanto, allora io racconto un po' tutto quello che metto in campo perché sia così, e quando arriva il momento del welfare, arriva il momento delle riunioni, dei colloqui, ecco, nessuno poi si, cioè, capisco che molti mi dicono vabbè, ma io non c'avevo di star lì a perdere tutto tempo, io non lo vedo tempo perso, per me sono dei bellissimi momenti di confronto. Anche perché penso che il lavoro del titolare di farmacia è sempre più un lavoro di imprenditore, non di semplicemente proprietario dell'azienda, e che è una cosa un po' diversa, non essere imprenditori, quindi investire tempo sulle persone la differenza, anche io lo dico sempre ai miei clienti, cioè è da lì che parte tutto, ogni persona ha il volto della farmacia di fatto. Sì, e infatti, e poi comunque noi farmacisti in una farmacia, per quante ore ci stiamo, tante dinamiche ci sfuggono tantissime cose, queste occasioni, le riunioni di gruppo, le riunioni singole, sono occasioni per vedere con occhi diversi delle situazioni che magari non vediamo neanche. Cioè tante volte mi vengono riportate, quando si fanno anche le riunioni di gruppo, delle situazioni o degli accadimenti o delle cose che noi magari di cui noi non ci rendiamo neanche conto. È l'occasione per affrontarle tutte insieme e risolverle. Poi certo, un bravo titolare deve accogliere ovviamente la criticità e risolverla immediatamente, perché altrimenti il collaboratore rimane deluso. Accoglierla, fare anche da cuscinetto a volte, perché magari ci sono semplicemente delle lamentele così un po' sterili che vabbè, accettiamo, poi servono a poco, e altre volte in cui bisogna poi agire, giusto? Sì, devo dire che io sono contentissima. All'inizio ho fatto molta fatica, perché parlare seduti, noi farmacisti dietro il titolare, dietro il banco, che siamo abituati a rispondere al telefono, servire tre clienti alla volta, a correre da una parte all'altra, sedersi a parlare per me era veramente difficile. È stato controintuitivo all'inizio. È stato veramente molto difficile. Adesso, a distanza di anni, ripensando a tutto quello che si è risolto in questi colloqui o quello che non è che si è risolto prima ancora che situazioni che potessero scoppiare, mettiamo così, io sono molto contenta, molto contenta. E questa evoluzione tua come farmacista titolare, hai fatto qualche master, oppure è stato tuo marito che ti ha importato questa visione più bancaria, aziendale, oppure è venuta così? No, sicuramente me l'ha importata lui, quindi è cominciata così, okay. Dopodiché io ho incominciato un po' a formarmi, ma in autonomia, perché se pensiamo al mondo della farmacia non ci sono preparazioni per questo. Infatti. Non ci sono preparazioni, cioè io ho fatto grazie a CEF negli anni in realtà sia come dipendente che poi l'ho fatto fare a mia volta come titolare dalla dottoressa Belloni, ho un bellissimo ricordo, sempre delle formazioni legate al rapporto col cliente. Ok. Perché comunque
ciò che non ci viene insegnato all'università e avere a che fare col prossimo, le modalità di gestione. E quindi diciamo c'è tutto un aspetto che ho imparato e qui fin lì ci siamo arrivati, però diciamo dal punto di vista dell'imprenditoria questo per ora nel mondo della, cioè questo tipo di insegnamento per ora non c'è. Non c'è, bisogna essere un po' autodidatti. Per ora, cioè nel mondo della farmacia non c'è, c'è fuori. La settimana scorsa sono stata ad un incontro, si parlava di sostenibilità della farmacia, di welfare aziendale. Ok. La sala era gremita e alla domanda quanti di voi hanno welfare aziendale abbiamo alzato la mano in due. In due, bravo. In due, ed eravamo i due più o meno allineati come età, quindi vabbè, ci sta. Probabilmente molti dei presenti farmacisti titolari, secondo me, non sapevano neanche cosa fosse sì. Il welfare aziendale. È un bel modo per, diciamo, gratificare e premiare i propri collaboratori per ciò che viene fatto. E secondo me anche per insegnargli a lavorare con un'altra ottica, quindi per obiettivi, per esempio, no? Che sì. È una cosa che normalmente non viene fatta nelle farmacie. Sì. Cioè si lavora, come dicevamo prima, nel day by day, quindi servo il cliente, cerco di fare la migliore consulenza, però finisce lì. Poi c'è un nuovo cliente, nuova storia. Invece se si lavora per obiettivi è già diverso. Sì, esattamente. Poi un altro aspetto che io... Cioè che noi mostriamo quando presentiamo proprio alla fine del mese, che poi tecnicamente i primi giorni del mese successivo, come è andato il mese precedente, Paolo che arriva dalla banca, ma questo poi l'ho sempre fatto anch'io, cioè io non do limiti al mio gestionale, cioè le ragazze possono andare a vedere il numero di ingressi, possono andare a vedere l'incasso, quanto ha fatto il centro estetico, cioè si può andare a vedere tutto. Ma perché spesso in farmacia si ha una percezione diversa, cioè io stessa sono stata collaboratrice, tu hai la sensazione che sia stata una giornata con tantissima gente perché arrivi a fine giornata sfinito, ma spesso quando le ragazze mi dicono ah, oggi c'è stata tanta gente, adesso lo sanno, lo fanno da sole, ma hanno imparato ad andare a vedere che coda non vuol dire lavoro, cioè la tua tanta gente, in realtà poi vai a vedere il numero delle persone, ce n'erano state molte di più magari il giorno prima, ma semplicemente si sono concentrate tante, per cui c'è stato un momento in cui si è avuto quella sensazione. Certo. E idem i numeri, cioè un po' tutto questo secondo me è un po' è proprio bello e anche più divertente vedere e avere le sensazioni, quindi io noi, cioè tecnicamente spieghiamo i numeri, quindi quando si vedono i numeri, okay, è importante vedere i numeri. È importante, sì. Per i collaboratori, perché io lo sono stata e sempre questa idea che i farmacisti titolari... Facciano, sì sì, cose. No, è vero, sono d'accordo, anch'io ho lavorato invece... come dipendente, collaboratore e anch'io avevo questa idea, adesso mi rendo conto che... Era un'idea sbagliata, sì, chiaramente, sì. È tutto diverso, anche perché poi insomma ci sono, cioè, il numero non molto spesso non rispecchia la realtà, la sì. Sensazione è quasi sempre sbagliata. Sì, sì, sono sensazioni, dico sempre, la coda non vuol dire lavoro, tante giornate, amare tanta gente, ma poco lavoro, insomma è bene anche saperlo quello, perché comunque da un'attività bisogna tirare fuori gli stipendi, bisogna pagare le tasse, bisogna sì. Pagare le bollette che ultimamente sono... Schizzate. Soprattutto in una farmacia così impegnative sì. E quindi diciamo sono tante le cose. Io per me avere il welfare aziendale, proprio condividere, cioè non è un arricchimento per il titolare, ma è un condividere con i propri collaboratori per farli lavorare meglio di e fatto. Per fare io preferisco non comprare la porta che adesso hai visto, cioè ho preferito rimandare diciamo un acquisto per quello, però poi nel welfare insomma cercare di essere il più generosi possibili, sì, perché è giusto, insomma se il successo di un'attività è merito di tutti. E poi vedo che valorizzi anche il tuo team appunto facendo, come dicevamo prima, lo shooting di Natale, andate a fare le vacanze, comunque i giri, cioè è anche un modo per dire ok, lavoriamo qui, ma non solo perché c'è la farmacia, ma anche perché vogliamo stare insieme, no? Stiamo sì, bene insieme. Ma quello perché, vabbè, credo molto nelle comunità, nella forza della comunità, nella forza delle relazioni, piccole e grandi comunità, ma per me quello è un grande, okay. Cioè, è un grande plus.
Ma in realtà il mio desiderio di fare gruppo, di stare insieme, nasce dalla mia esperienza proprio come dipendente, perché in realtà nel momento in cui io non sono più stata dipendente e sono diventata titolare, proprio ho dei ricordi bellissimi e quando li ripenso anche con molta malinconia di quei momenti di fratellanza, sorellanza, di colleganza che si vive quando si è in un bel team, perché poi sono dei momenti che ci sono, passano, ma di cui dei bellissimi ricordi. Adesso loro li stanno vivendo, per loro probabilmente adesso sarà normale così, tra 10 anni li ricorderanno in un altro modo. Io voglio creargli questo ricordo, cioè creargli proprio dei ricordi, cioè fare in modo che siano poi ricordi bellissimi. Meraviglioso. Perché l'ho vissuto, io quando ripenso alle mie, io ho fatto 13-14 anni di dipendenze con un bellissimo gruppo di lavoro Sempre qua a Brescia. a Brescia, sì, in un'altra farmacia, poi ognuno ha preso le proprie strade, perché io ho preso la mia farmacia, c'è chi è andato a lavorare in un'altra città, c'è chi ha preso altre farmacie, cioè quel gruppo lì non esiste più. Quando ci rivediamo è come se il tempo non fosse passato, quei ricordi lì per me sono meravigliosi o Wow. indelebili e quindi io vorrei ricreare per le mie collaboratrici dei momenti perché so che un domani saranno felicissimi di questi ricordi. Ci credo, sarà sicuramente così e penso che anche questo gli faccia dire, caspita, un titolare che pensa a me in questo modo, non solo come, diciamo, un collaboratore basta, ma come persona e gli do anche il 110% quando serve. Quello sarebbe, cioè, se loro lo fanno già, sono veramente molto Sì. brave e lo fanno, cioè più di tutto spero per quello che cerco di trasmettergli che loro lo devono fare per loro stesse, perché abbiamo la fortuna di fare una professione che ci avvicina al prossimo, per cui noi in quel momento lì siamo importanti per il nostro cliente. È il discorso che faccio sempre a tutti i nuovi arrivati, tirocinanti. Ho detto: avete la grande fortuna di fare un lavoro di relazione. Il lavoro di relazione è il lavoro più gratificante che ci sia, se lo fate al meglio, se voi in quel momento lo fate nel massimo delle vostre professionalità. Io non sono la titolare che dice vendi, fai. Io fai numeri, dai il fermento lattico, cioè quella cosa lì per me non È una esiste. conseguenza, Io immagino. dico, tu fai il meglio, lui è venuto da te, non sta bene, in coscienza dagli quello che tu ritieni opportuno per farlo sta bene e cerca la relazione, perché è quella relazione lì che ti farà vivere bene le giornate, perché viviamo tantissimo tempo nel nostro lavoro, abbiamo questa fortuna di fare lavori di relazione, cioè cosa vuoi di più, Infatti, certo, no? assolutamente. Poi dopo fidelizza anche questo approccio Sì. qui, fidelizza la persona perché si rende conto anche la persona che gli stai vendendo qualcosa in più, ma Sì, perché gli stai. poi insomma avere la farmacia in un quartiere, in una città, ti permette di avere dei clienti che possono essere sempre quelli. Fossimo in una stazione di un Certo. aeroporto o Tutto dentro la diverso. stazione di una grossa città di treni, questo discorso non si potrebbe fare. Qui possiamo farlo Ed è ed è giusto. quello che, diciamo, questa è una mia filosofia che mi sono, diciamo così, elaborata nel tempo, perché quando sei titolare negli anni, cioè sei dipendente negli anni 2000, quando inizia nel 2000 non c'era l'orario continuato e quindi veramente vivevi tutta la giornata in farmacia, perché cominciavi alle 9, chiudevi alle 12 e mezza, facevi una pausa pranzo dove facevi poco e niente, riapriva alle 15, finiva, ora che arrivavi a casa alle 20:30, cioè tutte quelle ore, cioè che strategia ho dovuto mettere in campo per riuscire in tutte quelle ore a farmi piacere il mio lavoro, piacere le giornate. Quindi la mia soluzione me la sono trovata nella relazione. E Fantastico. quindi così, insomma, quindi una volta che trovi questa chiave, dopo le giornate Va. la giornata va, vola e i clienti lo vedono. Infatti sì, ti vedo sempre freschissima quando sono qua, quindi no, è vero, sono d'accordo con te. Prima abbiamo parlato all'inizio di questa intervista del progetto di questa farmacia, che è una farmacia innovativa, lo si vede da fuori, da dentro, lo si vede anche sui social. Ho visto anche qualcosa di molto interessante lì in fondo, che è il temporary, volevo che me ne parlassi, così poi concludiamo un po' questa parte progettuale della farmacia. È un temporary che l'ho visto un mese fa, parlava di un certo tipo di prodotto, adesso parla di un altro, quindi raccontami un Sì, po'. è sempre riallacciandoci al discorso di prima di creare un ambiente
piacevole dove stare, un ambiente per il quale valga la pena sì. andare, cercare parcheggio e che ti dia qualcosa più dell'online. Questo ambiente ci permette, la dimensione di questo ambiente ci ha permesso di scegliere di strutturare un temporary store, una zona dedicata al temporary store. Quindi, quando noi abbiamo progettato la farmacia, volutamente abbiamo spostato l'ingresso che era prima del negozio di mobili, che era proprio un ingresso qui, l'abbiamo spostato più lontano, di modo che il cliente entrando si trovasse in un primo ambiente raccolto, dove comunque in questo ambiente c'è il bancone del farmacista e lì si può fare tutto perché il robot comunque serve anche questo bancone. Okay. E questo ambiente abbiamo deciso non di lasciarlo statico, quindi col cliente che entra e esce e vede sempre la stessa staticità, perché in un mondo che evolve abbiamo voluto mettere, invece permettere anche a questo ambiente di evolvere, e quindi questo diventa un tempo, è nata così il temporary store, quindi continuare a cambiare tema, quindi noi andiamo a tema, il tema è sempre un tema legato al benessere, noi in questo tema di benessere ci mettiamo all'interno tutto quello che è legato a questo tema di benessere, quindi ad esempio tu hai visto il benessere della gamba e quindi la prevenzione delle patologie dell'insufficienza venosa, quindi noi abbiamo strutturato in quel caso grazie anche ad un'azienda, in altri casi facciamo in autonomia, adesso tante aziende ci chiedono di collaborare. Immagino, ormai la cosa ha preso il giro giusto, si è sbloccata. E quindi adesso, infatti siamo già in programma per i prossimi almeno 5 mesi, abbiamo già dei programmi un po' fatti da noi in autogestione, un po' con aziende, cerchiamo di fare un po' e un po'. Perfetto. E quindi lì avevi visto il benessere della gamba, quindi significa che ci saranno dei dispositivi medici, quindi tutte le calze con l'alta compressione graduata, però abbiamo creato anche delle giornate di screening per misurare l'insufficienza venosa con degli strumenti. Abbiamo organizzato delle dirette con degli specialisti della compressione graduata e a nostra volta facevamo anche degli sconti speciali sui prodotti. Diciamo che in quel mese, perché è durato circa 3 settimane, il cliente che entrava non poteva non accorgersi che il tema era quello, e quindi nel momento in cui tu vedi un allestimento di questo tipo, il cliente era più portato a chiederci, e quindi per noi è stato un bel modo per concentrarci, per fare molta prevenzione sulla compressione graduata. Ad esempio adesso invece c'è il benessere del sonno, relax e sonno, di quanto sia importante il sonno, quindi abbiamo degli opuscoli che noi diamo ai nostri clienti con le regole per una corretta igiene del sonno, abbiamo fatto una diretta Instagram con una psicologa specializzata nel sonno, abbiamo dei cuscini innovativi, sostenibili, 100% vegetali, insomma un aspetto molto bello legato un po' anche alla sostenibilità ambientale, e anche in questo caso abbiamo tutti i nostri integratori che nel periodo del temporary sono scontati, e poi facciamo delle collaborazioni anche. Questo esempio è un temporary in autogestione, hai visto che c'è un letto bellissimo. Sì, infatti, veniva voglia di buttarsi. Sì, è comodissimo, perché poi adesso ci sono i negozi della città che ci chiedono se possiamo collaborare. Noi abbiamo una bella visibilità perché qui passano migliaia di auto, perché siamo sul ring, e quindi il letto ci è fornito da un negozio di Brescia che ci ha dato il letto. Il prossimo mese ad esempio sarà il Natale, quindi sarà in autogestione. Il gennaio l'abbiamo voluto in autogestione perché abbiamo un nostro tema, e da febbraio probabilmente un'azienda, insomma un po' alla volta. Quindi questo significa progettare. Adesso, cioè avere un tempo all'interno della farmacia vuol dire mesi prima progettare tutta una serie di organizzazioni legate al tempo, e quindi vuol dire che la dottoressa che generalmente si occupa della formazione farà in modo che le farmaciste abbiano una preparazione su quel tema, vuol dire che chi si occupa dell'allestimento dovrà prendere contatto con aziende per coordinare consegne, traslochi, eccetera.
diciamo che con le mie ragazze non le faccio mai stare, non le faccio mai stare ferme, okay. Sì, non le faccio mai stare ferme. E quindi diciamo, è così, diciamo, è sempre molto, siamo sempre molto in movimento. Stupendo, mi è piaciuto molto quando mi parlavi che anche gli altri negozi, per esempio, vi forniscono. Sì. E quindi sì, questo ancora di più posiziona la farmacia all'interno del territorio, no? Che sì, di cui parlavi all'inizio. Sì, quindi sì, bello questa, sì, questa, sì, cosa. Sì, io sono figlia di commercianti, nipote di commercianti, quindi sono legata proprio storicamente al territorio, sono una fan del centro, dei centri storici, però per riuscire a esserci nei centri storici bisogna lavorare sodo e bisogna fare le cose belle, perché poi se fai le cose belle, e parlo anche di ambienti belli, e con la giusta competenza, poi le persone in centro ci vengono, bisogna fare qualcosa di qualità. Sì. E quindi diciamo il mio impegno è questo, anche proprio per la mia città, sono molto orgogliosa di aver fatto questa realtà in questa zona della città, che diciamo è un po' periferia vicino alla stazione, quindi non era scontato, l'ho illuminata, l'ho pulita e insomma spero adesso che qualche altro imprenditore bresciano abbia voglia di occupare i negozi che ci sono qui vicino, ancora vuoti. Bello. E poi anche sempre relativamente al temporary, mi piace il discorso che va bene il prodotto, e ok, quello lì è un dato di fatto, ma questa vostra idea, questa vostra vision proprio vi permette di essere presenti nella vita delle persone come un sostegno per la salute. Per cui il prodotto è proprio l'ultima cosa, è l'ultimo anello della catena, ma innanzitutto voi gli state proponendo un modo di essere in salute, di Sì, avere il suo sempre benessere. proprio per il Questo è concetto bello, sì. di relazione, di esserci per il cliente, esserci per tutti, per fare parte della loro vita in modo da sostenere corretti stili di vita, cioè per trasmettere ciò che è importante per la propria salute, perché sono tutti, diciamo, comportamenti e modi di vita e di vivere che non sono altro che un essere empatici con i propri noi stessi del futuro, quindi prendersi cura adesso per un gesto fortemente di amore verso i noi stessi del futuro. Quindi in tutto questo si colloca anche il temporary, quindi per noi è un modo macroscopico per dire ok, noi ci siamo competenti su queste cose, ci occupiamo di questo, non siamo qui per darti il farmaco quando stai male, certi farmaci ci sono Ma e per sono fortuna che l'ultima. ci sono, però quando fai questo lavoro ti rendi conto di quanto lo stile di vita incida pesantemente sulla salute delle persone e ti dispiace, ti peni, io mi peno per chi non conduce stili di vita sani e quindi per me ogni occasione è buona, anche con i miei esempi, anche sul social, per dare degli input e nel momento in cui uno arriva in una farmacia con un mega temporary, con delle gambe, con un letto, con dei volantini, per noi è l'occasione per parlare in quel momento di quell'argomento e quindi fare il nostro lavoro di coach della salute. Sì, infatti lo si vede anche perché banalmente nella tua parte di temporary non c'è molto prodotto, nel senso che uno magari che ha un'altra idea avrebbe potuto riempire di scaffali, di metri lineari di prodotto con l'idea di vendere di più, invece tu hai voluto dare giustamente, secondo me, un messaggio. Per cui poi dopo il prodotto è il modo in cui questo messaggio viene concretizzato, però il messaggio è stiamo bene, vi accompagniamo, siamo al vostro fianco in questo percorso di benessere, quindi Sì, bello. è proprio così, è proprio E tu così. prima hai parlato di futuro, di noi del futuro, e se pensi a noi come farmacisti, come categoria del futuro, come la vedi? Qual è la tua personale opinione della farmacia del futuro? Sapendo che non c'è una risposta giusta, Sì, ovviamente, o certa. Tu come la vedi? io ti dico come la vedo onestamente come un servizio sanitario che continua a tirare me in barca e quindi a pagare molto di meno tutto e tutti. E spero forse, cioè spero di no, però forse io penso sempre al pessimismo, forse anche meno alle farmacie. Quindi bisogna essere E sempre più quindi bisognerà imprenditori. essere molto più imprenditori. Penso che se noi come categoria lavoriamo bene e quindi riusciamo a cercare la relazione con i nostri clienti, clienti pazienti, credo che
un domani ci potrà essere uno zoccolo duro di persone o comunque di cittadini che verranno ancora da noi, perché io sono convinta che l'online sostituirà proprio tanto. Adesso ho visto dei video bellissimi fatti dall'intelligenza artificiale che simulano anche il farmacista che in modo molto empatico ti dice le cose. Quindi in realtà i farmaci, se rimarranno ancora in farmacia, uno dovrà venirsela a prendere in farmacia, però tutto il resto, anche il nostro stesso consiglio, sarà sostituito, credo, ma non tra 10 anni, credo tra 5, da dei bellissimi video di finti farmacisti che sembreranno veri, che in modo molto sorridente, empatico, riusciranno anche grazie all'intelligenza artificiale a capire, in base all'inflessione di come tu gli chiederai le cose, come anche a capire il tuo stato d'animo e quindi a reagire. Quindi nessuno, credo, di persone che da casa attraverso il computer con un farmacista, che un finto farmacista che ti spiega, avrà poi voglia di scendere d'inverno col buio per andare alla farmacia sotto casa, no, diventeremo dei veramente dei pigroni. E quindi io questo futuro io lo vedo così, cioè lo vedo veramente così. Okay. Si salverà, nella mia idea, si salverà la relazione, quindi si salveranno i baristi che ti faranno il caffè col sorriso e ti chiederanno com'è andata, si salverà il ristoratore che nella pausa pranzo si è ricordato di te e ti prepara il tuo piatto preferito e ti fa due parole, e si salveranno tutti quelli che fisicamente avranno un'attività e per la quale varrà la pena spendere proprio tempo. Dopodiché credo che anche noi invece, spero che saremo quelli che al posto dell'avatar faremo i nostri video con i nostri clienti, faremo le videoconsulenze, quindi faremo anche che, cioè, ci sarà anche questo aspetto. Certo. E quindi io spero sempre che le persone parcheggino, e cioè io mi auguro che parcheggeranno e verranno qui. Credo che in realtà l'afflusso di persone nel tempo, nella mia idea, sarà sempre meno. Io spero che sarà sempre di più. Ho la sensazione che invece che sarà dall'altra parte. Sì, a Brescia stiamo lavorando bene sui mezzi pubblici, perché a Brescia c'è la metropolitana e prossimamente ci sarà un tram tecnologico. La metropolitana era molto... non era ben vista tanti anni fa quando l'avevano fatta, adesso quando la prendo è un piacere perché è pienissimo di gente. Vero? Sì, è comoda, caspita. E quindi in realtà io spero che grazie ai mezzi pubblici ci sarà poi gente ancora che verrà nei negozi del centro e nelle farmacie, ma in realtà sono, temo molto, cioè questa farmacia l'ho fatta così perché alla base c'è questo timore, c'è questo, che le persone non ameranno. Si impigriscano di fatto. Si impigriscono, sì. Infatti qua vivono l'esperienza. Qui si vive, io spero qua di riuscire a far vivere anche in futuro tante cose che poi online non te le vivi. Anche semplicemente la competenza di un professionista con il quale puoi scambiarti, insomma. Sì, che magari anche va oltre rispetto a quello che si dovrebbe fare, no? Ma fa quel passo in più, l'extra mile, come si dice, che magari un algoritmo può non arrivarci, perché l'algoritmo è programmato per arrivare a un risultato. E invece magari nei farmacisti a volte andiamo anche un po' oltre, facciamo qualcosa di più, no? Quindi sì. Il fatto di creare un'esperienza qui, secondo me, va anche in quella direzione. Sì, di dire... è l'esperienza proprio fisica. Dopodiché mi sono anche informata, parlando con chi si occupa di intelligenza artificiale, filosofia, mi dicevano che comunque non crederemo, cioè la tendenza sarà che, appunto perché c'è questa intelligenza artificiale, l'essere umano tra poco culturalmente non crederà più ai video. Cioè noi non crederemo più ai video, perché appunto potrebbe esserci tutto, quindi lì ritorna il valore della persona. Quindi speriamo, incrociamo le dita, forse può essere che appunto perché non crederemo più ai video, scenderanno dalle case, verranno fisicamente, ti toccheranno per vedere che sei caldo e non sei un avatar. Esatto, per avere un confronto, perché mi dicevano che non crederemo più ai video, perché adesso si può clonare qualsiasi cosa, si può dire qualsiasi cosa, quindi ci sarà uno scetticismo sul video. Sì, tutti i deepfake che ci sono, queste anche le truffe che si sentono telefoniche con la stessa voce, mamma mia, che chiamano le signore anziane, è incredibile. Sì, mi spaventa molto, e poi adesso sai che basta 2 minuti e mezzo di un tuo video per creare un video di un tuo tu che
dice qualsiasi cosa, quindi dei tuoi video ce ne sono una marea, dei miei anche. Quindi abbiamo, c'è materiale per clonarci. C'è materiale, sì, esatto. Sì, incredibile, però credo che sia anche affascinante per la farmacia vivere questo momento storico di evoluzione, no? Per 100 anni siamo rimasti più o meno uguali, e invece adesso in 15 anni sta cambiando in una maniera. Sì, ecco, a proposito di quello che ti dicevo all'inizio, cos'è cambiato, cioè io ho iniziato 20 anni, 23 anni fa a lavorare, la vedo adesso, io vedo che c'è su certi argomenti rispetto a 20 anni fa c'è molta meno richiesta, cioè il cosmetico... Sì. La signora che voleva la crema veniva in farmacia. Negli ultimi anni la signora che vuole la crema, non vi è, cioè, ci sono molte meno signore che ti chiedono la crema. Perché dici, può andare online? Perché ci sono tantissimi altri canali. Vent'anni fa io di creme per le mani, creme per il viso, si veniva o andavi in profumeria o andavi in farmacia. I supermercati non avevano ancora... Il reparto, quindi io quella fase lì me la ricordo bene, l'ho vissuta, cioè si andava in farmacia, cioè quelle che per me erano signore che probabilmente avevano 40-50 anni, cioè la mia età adesso, per me erano le signore che avevano 25 anni, erano il doppio della mia età, le signore che venivano in farmacia e si veniva in farmacia la mamma che aveva il bambino prima della gravidanza, dopo della gravidanza, veniva in farmacia, il latte non c'era ai supermercati, i biberon non c'erano nei supermercati, gli omogenizzati non c'erano. E io me lo ricordo bene che venivano in farmacia e le creme elasticizzanti prima e dopo. Adesso si è drasticamente, vabbè, ormai io stessa da farmacista quando avevo i bambini andavo ai supermercati. Sì, perché alla e fine... Quindi ho visto tutto un depauperarsi di tantissime cose e quindi il mio futuro, diceva, io ho visto un depauperarmi, cosa posso fare io per tenermi saldo e cosa posso fare io di diverso rispetto al resto, e allora ho messo in pratica tutte delle strategie, perché in realtà io voglio che la farmacia rimanga con tanti servizi. Cioè per me questo aver fatto una farmacia così, con tutti questi servizi, questi professionisti con i quali si collabora, è un mega investimento economico. E infatti quando parli di servizi penso anche a come è realizzata a livello proprio strutturale la farmacia, e quindi c'è stato un ragionamento anche da questo punto di vista, no? Cioè a livello tecnico, immagino. Sì, diciamo che è stata una bellissima scommessa, però ovviamente come tutte le scommesse sono scommesse con dei grossi investimenti economici, quindi... Sì, io voglio fare la farmacia del territorio, sì, io voglio attirare qui le persone, sì, io in un futuro voglio fare, ho in mente di fare così perché in un futuro potrebbe esserci bisogno di questo. Per poterlo fare devo unire l'etico al commerciale e i servizi, e quindi ho strutturato la farmacia perché potesse essere un presidio veramente della salute, perché ci tengo, perché a me è l'idea che... mi chiami una persona, un papà, perché deve togliere i punti al bambino, gli hanno detto che deve toglierlo ma non gli ha spiegato come fare, il medico di base non lo fa, sì che bello, ti porto il mio bambino, il papà è felice, cioè questo è un vero servizio. Cioè questo è un vero servizio. Oppure noi facciamo tantissimi lavaggi auricolari tappo di cerume, il signor anziano va per cambiare il suo auricolare, va al centro per l'udito, gli dicono no, guardi, non glielo possiamo cambiare, perché, oppure non la possiamo visitare, non le possiamo fare le prove perché lei ha il tappo di cerume. Cioè il signore anziano è una, cioè noi non la vediamo una banalità, ma gli anziani vivono ogni situazione in modo traumatico. Quindi ci chiamano disperati, mi hanno detto che voi potete farlo, lo potete fare oggi perché non posso fare il controllo. Cioè l'idea che dire sì, vieni, ti ho creato un servizio, metto l'infermiere tutti i giorni. È ovvio che per noi è avere un professionista qualificato tutti i giorni per la farmacia è un costo. Quindi è una scommessa che io ho fatto. Continua. Per essere un punto di riferimento per la salute. E quindi però, insomma, posso darti questo servizio tutti i giorni e quindi, insomma, adesso andremo a regime, cioè siamo già abbastanza a regime, però pian pianino è cominciato tutto come una scommessa. Però insomma esserci per la farmacia con questi servizi vuol dire fare un bel investimento, perché io penso che in un futuro questo insomma porterà i suoi frutti. Sono assolutamente d'accordo con la tua visione, e siamo partiti dall'inizio
con il concept di farmacia, siamo arrivati qua alla fine parlando sempre di come l'hai organizzata in modo che potesse rispondere alla tua visione, quindi direi che abbiamo un po' chiuso il cerchio per questa volta. Non sarà la prima e l'ultima, perché mi piacerebbe tornare a parlare con te molto presto. E intanto ti ringrazio. Grazie a te Francesco di avermi dato l'opportunità di raccontare un po' la mia visione, che per me è normale, cioè per me essere farmacista è così, non vedo, cioè ho idea di migliorarmi anche io, però per me è questo. In realtà poi i farmacisti, quando si interfacciano con me, mi fanno notare degli aspetti del mio modo di fare la professione, del mio modo di fare la farmacia, che invece per me sono molto normali, però questa per me almeno è stata l'occasione per poterli raccontare, grazie di avermi dato questo spazio. Grazie a te. Ciò che per me invece è la bellezza di fare questo lavoro. Penso che si sia capito dopo dopo questa oretta di chiacchierata, che com'è che tu intendi la farmacia, qual è la tua visione e in che modo secondo te potrà evolvere. Quindi veramente è stato super interessante. Grazie mille, grazie a te. Francesco. Alla prossima. Grazie. Alla prossima.